Ciao! Allora, eccoci nel video dei temibili statene lontani del periodo. Tutti i prodotti che ho provato e che assolutamente boccio. Il primo che vi voglio mostrare è questo. Allora, è il Neutromed Dermo Defense 5 Fresh, azione non stop 48 ore. È un Deo Stick, eccolo qua. Allora, il prezzo 50 ml. In offerta viene 2,19 euro, me lo sono segnata, ma a prezzo pieno, i vicini sono impazziti, a prezzo pieno l'ho segnato 2,89 euro, quindi non era neanche una grande promozione. Anche il cane? Qualcos'altro? Va bene, allora, e non... Voi fate solo conto che io ho le finestre chiuse, quindi pensate come posso sentirmi. C'è pazzia? Va bene, facciamo finta di niente. Ho le finestre chiuse e si sente così, pensate voi. E non sono il vicino di appartamento, è dall'altra casa. Quindi, ok, scusate lo sfogo. Allora, dicevamo, questo deodorante a me non è piaciuto perché... Va bene, fa il suo lavoro e va bene, l'ho completamente finito. Il profumo è anche abbastanza buono, però è davvero molto duro, quindi devo stare ad applicarlo più volte e premere bene sulla pelle. Dopodiché lo lascio asciugare, perché se mi vesto subito lascia delle antistatiche macchie sui vestiti, che non è il caso. E detto questo, io l'azione Fresh non l'ho vista. Devo dire però che durante il giorno non lascia macchie o aloni sui capi bianchi oppure scuri, questo non posso dire niente, però azione non stop 48 ore, no, perché comunque sia durante la giornata, soprattutto in primavera o adesso con il caldo, io sento assolutamente bisogno di darmi una rinfrescata durante il giorno, che con altri deodoranti non faccio mai passare una giornata intera, però questo non mi capita, quindi... Sceglietene altri e questo lasciatelo stare. Altro prodotto assolutamente evitatelo, e qui siamo proprio in periodo solo donne, perché parlo di questi proteggi slip della Nuvenia. Si chiamano Sottilissimo Freschezza Quotidiana. Allora, sono 32, questi me li hanno inviati, infatti non c'è neanche il codice, però comunque sia li ho segnato da Tigotà 2,29 per 32 pezzi. Allora, io amo la Nuvenia da sempre, però questi dicono sottilissimo ed è davvero sottilissimo. E effettivamente il potere assorbente, non so se lo vedete, è mezza goccia. Lo valutano così. Ne ho tenuto uno per farvi capire. È così. Lo apriamo. Sì, lo so, in questo video trash a go-go. E si vede sotto, è davvero sottilissimo, troppo sottile per i miei gusti. Penso che vada bene solamente per le giovanissime, perché anche per tutti i giorni comunque sia a potere assorbente zero proprio, quindi assolutamente non mi piace. Sicuramente non lo compro, però per finirli, perché io non butto niente e questi li ho finiti, e mettevo uno sopra l'altro. Si fa anche questo. Devo dire che non danno fastidio, sono talmente sottili che non si sentono, questo sicuramente. Però almeno che davvero non siete giovanissime, evitateli perché è uno spreco di soldi. L'ultimo prodotto che io dico state nella larga è questo e devo dire che gli ho dato davvero delle chance perché ne sentivo parlare bene, ma a me proprio non è piaciuto. Parlo del siero illuminante antimacchie della Caudalie. Allora, avevo vari campioncini, ne ho tenuti solamente due in questo caso per farvi vedere. E devo dire che non mi piace. Prezzo. Allora, il prezzo che ho segnato, 30 ml, costa 47 euro e l'ho visto sul loro store ufficiale, Caudalie Italia, quindi è il prezzo ufficiale. Allora, l'inci non è affatto male. Oltretutto, questo è un siero. Quindi ha una texture che è abbastanza lattiginosa, ma assorbe molto velocemente. Doveva piacermi.
Invece assolutamente no, perché sulla mia pelle mista, forse anche il periodo che è primavera, comunque sulla mia pelle mista resta quasi appiccicoso, anche se applico poco prodotto, davvero una goccia di prodotto, lo applico bene, lo stendo bene, sembra assorbito ma resta un po' appiccicoso e tende a lucidarmi la pelle in tempo zero. Allora, se lo applico prima del trucco è un disastro, perché tempo un'ora e ho la zona T completamente lucida con il trucco che va per i fatti suoi. Ho provato però anche ad applicarlo nei giorni, in quei giorni dove non c'era proprio così caldo, e l'ho applicato anche da solo, quindi senza il trucco, e un paio d'ore e mi lucido completamente a zona T, ma tutta, mi lucido tantissimo. Per finire questi campioni, l'ho applicato alla sera, anche perché un campioncino da 1 ml a me è durato tranquillamente per 4-5 applicazioni, quindi è durato. L'ho applicato alla sera, tanto non ho fattore di protezione, ma la mattina mi trovavo con la pelle davvero unta. Quindi io non so chi dice che è così rivoluzionario, forse non ha la mia pelle mista ma nemmeno grassa, in questo caso statene lontani, ma comunque questo io assolutamente lo boccio. Allora, questi erano tutti i prodotti statene lontane perché è davvero uno spreco di soldi, almeno secondo me. Io spero di esservi stata utile e nei prossimi video a questo punto non solo chiuderò le finestre che sono già chiuse, ma chiuderò anche gli scuri, faremo tutto buio, metterò delle altre luci perché staremo al buio, non lo so. Vedete come siamo messi. Comunque così è più divertente, no? Anche quello. Capitano tutte a me, come sempre. Io spero di esservi stata utile e mi farebbe piacere se mi diceste se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Come sempre, se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisate con una comoda notifica gratuita ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!